Con l'ultimo pensiero rivolto ai suoi cari, a chi gli volle bene e alla sua adorata città, è tornato a casa del padre Gerardo D'Alessandro. Sono queste le parole che egli stesso ha composto su quel manifesto listato a lutto davanti alla sua abitazione. È da lì che il corteo funebre si è mosso a piedi fino alla Basilica Cattedrale, attraversando Piazza Plebiscito e Via Roma. Intorno ai familiari, amministratori comunali di oggi e di ieri, rappresentanti del Palazzo di Giustizia, a partire dal presidente Rodolfo Daniele, ma soprattutto gente comune, perché Gerry è stato amico di tutti. Una famiglia sterminata in poco tempo, è su questo che si è soffermato nell'omelia durante i funerali il parroco Don Antonio Di Stasio. Ricordo di un amico di vita, che siamo stati a scuola assieme, al liceo, abbiamo frequentato il liceo anche se a sezioni diverse, e dopo siamo stati colleghi d'ufficio, è stato il dirigente della comunità montana con il quale ho lavorato per 27 anni, quindi questo lo dice lunga. Quindi, a parte compagno di scuola, è stato compagno di lavoro, compagno di vita. È un vuoto incolmabile per quanto ci riguarda. Lascia un grave lutto nel cuore, una brutta impressione Gianni. Gerry ha dato tantissimo perché credeva in Ariano, non solo, ma perché ci teneva per Ariano, e ha fatto di tutto perché Ariano risorgesse anche in momenti difficili. C'è un ricordo più bello che lo lega a Gerry? Guarda, ce ne sono tantissimi. Io ricordo da quando eravamo ragazzi, quando siamo stati giovani, quando negli ultimi tempi abbiamo fatto politica insieme, perché lui nella politica ci credeva, credeva nella politica vera. Ma non è un qualche cosa da dire così, è un qualche cosa che lui sentiva. I ricordi di Gerry non basterebbe, Giovanni, un minuto per annoverarli tutti. Mi ha colpito il fatto che Gerry abbia scritto il suo manifesto da morto, ed era nel suo stile. Mi ha colpito il titolo di avvocato, messo con la lettera maiuscola sotto il nome. Gerry aveva fatto poco l'avvocato, ma era uno di noi a tutti gli effetti. Lascia un ricordo affettuosissimo in ognuno di noi. Difficile colmare questo vuoto. Un grande personaggio, pieno di entusiasmo e di voglia di fare. Sarà veramente difficile, non si vede nulla all'orizzonte. Certamente un vuoto incolmabile che prende una famiglia che ha avuto già tanti lutti. Gerry era l'amico degli amici, era sempre disponibile in tutte le attività culturali che si facevano in vantaggio della nostra città. È una perdita che conterà molto.